E allora ragazzi, un fine settimana davvero davvero ricco di eventi, ricco di combattimenti, MMA, pugilato, Muay Thai, insomma chi più ne ha più ne mette, ci metto pure la MotoGP per chi è appassionato come me di moto. Ma oggi parliamo di MMA e cominciamo subito a parlare di Fabio Pinca, il king della Muay Thai che fa il suo esordio in One Championship nelle MMA. Con un avversario, diciamo, alla sua portata, nel senso di un certo Shannon Wirtz-Chai, che, diciamo, si presentava al match con circa 4 sconfitte. E allora, l'esordio non è andato proprio benissimo, nel senso che alla fine dei 3 round da 5 minuti Fabio Pinca ha perso, e dove si è visto un Fabio al primo round abbastanza incerto, si è difeso bene da vari takedown. Ricordiamo che comunque nella Muay Thai ci sono spesso i clinch, quindi non è nuovo ai clinch contro altri avversari. Poi nel secondo round, durante una fase di attacco, ha rischiato il KO dovuto a un pugno girato da parte del suo avversario, che diciamo che ha fatto un po' il colpo della domenica. Però complimenti a Fabio, è riuscito comunque ad assorbire abbastanza bene il colpo, a pararsi dagli attacchi per finalizzarlo da parte di Shannon. E poi invece nel terzo round abbiamo visto un Fabio Pinca molto più fiducioso di sé, che ha iniziato a lavorare di striking, tenendolo lontano per possibili takedown. Ha lavorato tanto di low kick, tant'è che il suo avversario ha cominciato un attimino a zoppicare, però già i primi 2 round fondamentalmente diciamo che li aveva persi, e quindi ha perso il suo primo match da MMA. Ora, è evidente la volontà da parte della One Championship di attrarre grandi atleti, grandi nomi occidentali, per poter, diciamo, un attimino alzare l'audience della propria organizzazione. E, non so voi cosa ne pensate dell'esibizione di Fabio Pinca. A me tutto sommato non mi è dispiaciuto, perché ero proprio curioso di vedere come si sarebbe comportato. Ha subito una sconfitta, ma tutto sommato non è stato malaccio. Certo, il suo avversario non era sicuramente uno dei top 5 o top 10 dalle UFC, però diciamo che comunque ha fatto la sua figura. Ad ogni modo, dalla One Championship spostiamoci appunto alla UFC. Intanto, dando la notizia che dopo che Jon Jones ha deciso di lasciare vacante il suo titolo light heavyweight, perché a suo dire vorrebbe passare ai pesi massimi ed affrontare Stipe Miocic, anche se al momento Dana White ha detto che il prossimo avversario sarà Francis Ngannou, comunque ha lasciato il titolo vacante light heavyweight, e chiaramente si sono fatti avanti subito Dominic Reyes e Jan Blachowicz, che sono già stati programmati praticamente per il 26 settembre in occasione di UFC 253 come co-main event ad Adesanya contro Costa. Quindi il 26 settembre sarà un evento davvero con i fiocchi. Poi questo fine settimana è andato di scena UFC Fight Night, un evento, ragazzi, una main card davvero davvero divertentissima. Allora, la main card è partita un pochettino così: il co-main event 24 ore prima salta, quindi il co-main event fra Sam Pro e Manield è saltato, perché Sam Pro in un primo momento è risultato positivo prima di partire, poi negativo, poi è arrivato a Las Vegas, risultato positivo, poi di nuovo negativo. Comunque l'organizzazione, per mettersi al sicuro, ha deciso di far saltare il co-main event. Dopodiché nella main card viene inserito un nuovo incontro tra Rodriguez e Grant, i quali entrambi si sono visti, diciamo, sfumare i avversari programmati, e viene ricombinato proprio a pochissime ore dall'inizio della main card l'incontro appunto tra Rodriguez e Grant, ed è uscito fuori un combattimento tutto cuore e tante legnate, senza nessuna, diciamo, strategia, con ribaltamenti di fronte davvero davvero bellissimi. Infatti si è visto in un primo momento Grant che, diciamo, ha quasi finalizzato con un bel destro al mento Rodriguez, il quale però è riuscito comunque, diciamo, a sopravvivere all'attacco, alla tempesta di pugni da parte di Grant, che voleva concludere il match, però non è riuscito a dare il colpo risolutore. E così Rodriguez inverte la situazione e riesce invece lui a trovare il colpo risolutore, a ottenere così lo stop del
l'arbitro che ne decreta la vittoria e finisce questo primo match della main card al primo round. Poi subito dopo abbiamo la Maria Agapova, super favorita ragazzi, data a meno 1.500 secondo diciamo, le quotazioni americane, contro la Shannon Dobson a più 800, cioè praticamente diciamo che Agapova poteva fare una passeggiata, stava facendo una piccola passeggiata, già la vittoria l'aveva in tasca, e invece non è andata così. Infatti dopo un primo round praticamente quasi alla pari, dove Agapova si vedeva che attaccava senza crearsi tanti problemi sulla difesa, insomma era molto sicura di sé, nel secondo round la Dobson riesce a buttare giù Agapova, o meglio riesce ad effettuare un bellissimo ground and pound violentissimo ai danni dell'Agapova ed a vincere l'incontro. C'è da dire pure che però Agapova, mentre era appunto giù, stava subendo il ground and pound della Dobson, è sembrata quasi essersi infortunata, non so, alla spalla, al braccio, perché non ha proprio dato nessun vero accenno di reazione. Però tant'è vero che da super sfavorita con le valigie già pronte negli spogliatoi, perché quello era il suo ultimo contratto UFC, quindi, e tra l'altro proveniva da ben 3 sconfitte, la Dobson molto probabilmente si vedrà trovare sul tavolo, si vedrà proporre qualche altro match, perché evidentemente ha ancora qualche cosa da far vedere. E anche qui, puppete, cambiamento di fronte all'improvviso. Poi a seguire c'è stato il match fra Hubbard e Solecki. Ricordiamo intanto che Hubbard è diventato famoso per il match contro Roskov, dove Roskov, se vi ricordate, tra il primo e il secondo round ha deciso di abbandonare, nonostante il suo angolo gli dicesse di insistere, invece lui ha deciso di abbandonare. Hubbard comunque in quell'occasione ha vinto, però nessuno ha dato veramente merito alla sua vittoria, ma c'è stato diciamo più scalpore per quello che è successo da parte di Roskov. Comunque, nel match tra Hubbard e Solecki non c'è tantissimo da dire, perché anche qui, primo round, dopo il primo minuto di studio, Solecki sale, si aggrappa, proprio si aggancia alle spalle di Hubbard come un koala, e praticamente pian pianino riesce ad entrare una stand up rear naked choke, cioè mentre Hubbard era all'impiedi riesce a effettuare uno strangolamento da dietro, e alla fine Hubbard si vede costretto a battere e quindi a dichiarare sconfitta. E così Solecki mantiene la sua striscia vincente portandola a 5 vittorie consecutive e portando il suo record personale a 12 vittorie e 2 sole sconfitte. Poi a seguire c'è stato il nuovo co-main event, visto che il primo è saltato quello tra Sempro e Mendield, e praticamente c'è stato Prancio contro Rodriguez. Non era un match diciamo da co-main event, però diciamo che si è concluso subito nel primo round, dove Rodriguez ha messo in clinch Prancio e niente, ha iniziato a lavorare di ginocchiate contro ginocchiate, e poi è entrata una bellissima gomitata sinistra che boom, che ha fatto crollare giù il suo avversario, per poi finalizzarlo con gli ultimi pugni, e l'arbitro ha decretato il TKO. Ma andiamo però direttamente al main event, Munoz contro Frankie Edgar. Ricordiamo, Frankie Edgar, più volte campione del mondo UFC nella categoria featherweight, insomma ha deciso di scendere nella categoria bantamweight per vedere un attimino che tipo di spiraglio vi fosse. Munoz è nella top 5, è il quinto nel ranking della categoria bantamweight, insomma, e si è organizzato questo match e le cose sono andate esattamente come si ci aspettava, un match tecnico sulla lunga distanza, ed è stato davvero davvero un match molto equilibrato, dove si sono viste però due tipi di strategie messe in campo. Da una parte Munoz, che stava al centro del ring e soprattutto a partire dal terzo round in poi si è concentrato sui low kick, quindi low kick gamba destra sulla gamba anteriore sinistra di Frankie Edgar, molto potenti, quindi colpi singoli, e soprattutto di braccia lavorava molto col destro per cercare appunto il KO, mentre dall'altro Frankie Edgar lavorava molto diciamo intorno alla gabbia ed effettuava delle combinazioni in entrata e in uscita di 3-4 colpi sempre e solo di braccia, qualche volta è entrato qualche calcio ma raramente,
però molto precisi, quindi entrava, bam bam bam, colpiva e usciva. Infatti già nel secondo round abbiamo visto un Munoz abbastanza segnato sull'arcata sopraccigliare sinistra. Ad ogni modo si è riuscita ad arrivare ai 5 round e alla fine, per decisione non unanime, gli arbitri, o meglio i giudici, hanno dato ragione alla strategia di Frankie Edgar. E quindi uno zoppicante Frankie Edgar riesce ad vincere ed entra pesantemente nella top 5 bantamweight. Dico nulla di sorprendente perché conosciamo già ben Frankie Edgar, che a 38 anni ha alle spalle senza ombra di dubbio una carriera da professionista dell'MMA di altissimo livello, e lo ha dimostrato anche in quest'ultimo incontro. Poi sempre questo fine settimana c'è stato Bellator 244, dove nel main event c'è stato il titolo mondiale light heavyweight tra Bader contro Nemkov. E allora, ricordiamo che Bader era attualmente campione sia nella categoria light heavyweight che nella categoria heavyweight, ed aveva abbattuto in passato il grandissimo, la leggenda Fedor Emelianenko. Ed ecco che Fedor si ripresenta, ma con il suo pupillo, ovvero Nemkov, che dopo un primo round, diciamo, parzialmente equilibrato, anche se si è vista un'ottima preparazione atletica e soprattutto tecnica di Nemkov, ecco che Nemkov nel secondo round entra un bellissimo high kick destro su spostamento laterale da parte di Bader, che stona Bader, che va giù, e là Nemkov cerca di finalizzarlo. Bader, bisogna dire che comunque fino alla fine cerca di resistere, riesce a sfuggire alla prima tempesta, ma poi viene inseguito e boom, viene messo giù, e game over per lui. Nemkov diventa il nuovo campione del mondo light heavyweight di Bellator. Un atleta davvero davvero molto interessante, sia solo per il fatto che alle spalle abbiamo un certo Fedor Emelianenko. Ad ogni modo, ragazzi, per oggi è tutto. Vi invito sempre a iscrivervi al nostro canale e a lasciare i vostri commenti in merito alla nostra rubrica, e niente, da parte di Francesco Lafao, c'è il team di Stone Fighters TV, per oggi è tutto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Vamos! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco, non ti perdere il film. Se non piace la lotta, non passarci da qui. Stone Fighter TV.